Salve a tutti, secondo appuntamento del diario del consigliere, questo è il nostro appuntamento settimanale. Allora, settimana del 25 settembre 2017, vediamo cosa è successo di importante nelle commissioni che ormai sono partite tutte quante. Allora, alcune commissioni si discutono argomenti di minore importanza che comunque vanno discussi all'interno delle elaborati all'interno delle commissioni. L'importante è questa settimana è stato, abbiamo trattato soprattutto nella commissione lavori pubblici il progetto di costruzione di un centro polifunzionale in via Potenza. Via Potenza, tanto per intenderci, per inquadrare la zona della città, è il proseguimento di Viale Aldo Moro, la zona della clinica Petrucciani e nei nuovi uffici comunali. A un certo punto all'incrocio con Via Roma termina Viale Aldo Moro e inizia Via Potenza. All'incrocio con Via Firenze c'è un lotto di 2 ettari e mezzo che sarà destinato a un centro polifunzionale. In realtà questo centro polifunzionale è un centro tennistico a tutti gli effetti perché ci stanno 9 campi da tennis, di cui due possono essere utilizzati anche da altri sport. 4 campi di tennis sono coperti. La storia di questa delibera è piuttosto strana e ci fa capire come dall'opposizione si passa in maggioranza o quantomeno si passa al governo della città e come le logiche di un tempo si diventano confacenti a quelle che poi le logiche sono state della precedente amministrazione. Che cosa è successo? La precedente amministrazione aveva presentato in prima istanza un progetto per la realizzazione in quella zona di un centro polifunzionale con una piscina coperta, quindi una piscina comunale. Tenete conto che la città di Lecce non possiede una sua piscina comunale, è uno dei pochi capoluoghi di provincia che non ha una sua piscina comunale di proprietà. A suo tempo questa delibera fu ritirata, il progetto fu modificato, fu chiesto alla Regione di destinare l'investimento ad altra realizzazione che era nei 9 campi da tennis. Questo perché per non danneggiare la piscina che era lì situata a circa 500-600 metri da questo sito dove verrà realizzato questo centro polifunzionale. Diciamo, questa seconda delibera è stata fortemente osteggiata dall'ex minoranza opposizione della precedente amministrazione, in particolare in un consiglio comunale molto infuocato del 20 aprile 2017. L'attuale sindaco Carlo Salvemini, insieme ad Antonio Torricelli del PD, contestarono vivacemente, e vi invito anche ad andare a guardare il video, questa modifica, non ritenendo giusto per la cittadinanza dotarli di campi da tennis, in surplus rispetto a quelli che già esistono e piuttosto provvedere alla realizzazione della piscina che sarebbe stata sicuramente utilizzata dai cittadini in maniera più ampia, soprattutto dalle fasce meno abbienti, soprattutto per le persone che magari hanno figli disabilità, avrebbero potuto utilizzare la piscina comunale a un costo calmierato per, diciamo, per problemi motori dei propri cari. A distanza di tempo, l'amministrazione sta ripresentando, la nuova amministrazione, lo stesso progetto che aveva a suo tempo osteggiato. Ci verranno a dire perderemo i finanziamenti e quant'altro. Allora, io chiederò a nome del Movimento 5 Stelle il ritiro della delibera, che si ripresenti il vecchio progetto per la città di una piscina comunale, perché la città di Lecce ha necessità di una piscina comunale. Perché i soldi dei cittadini devono essere spesi per il bene della collettività e non per favorire un privato che in tutta legittimità sta svolgendo la sua attività imprenditoriale con un centro sportivo a poche centinaia di metri, ma al comune non deve interessare perché il bene della cittadinanza viene prima di tutto. Quindi chiederemo lunedì, come Movimento 5 Stelle, di ritirare la lettera. Vedremo che cosa succede in consiglio. Per quanto riguarda poi la settima commissione, cultura, abbiamo audito il nuovo assessore Agnoli, che è venuto un po' a spiegarci le linee programmatiche di questa nuova amministrazione. In realtà di linee programmatiche non c'è assolutamente nulla.
Non c'è nulla perché l'assessore non è della città, per cui chiaramente sta facendo adesso una ricognizione dei contenitori culturali che possono essere utilizzati, sta facendo una serie di incontri con tutte le associazioni del settore e quindi si sta un po' rendendo conto di quello che sta accadendo. Per cui ci sentiamo, mi sento di dargli il beneficio del dubbio in questa prima fase, ma non per molto tempo. Ah, in realtà poi... presentato un'idea di progettuale, cioè vorrebbe partecipare al bando della Community Library, perché effettivamente la città di Lecce è carente di biblioteche di quartiere. Non esiste proprio una vera biblioteca cittadina, abbiamo la biblioteca provinciale che però non è di proprietà del comune. Quindi sta provando a partecipare a questo bando per dotare la città di biblioteche. Vedremo un pochettino dove si arriverà. Molto importante, venerdì è stato l'incontro in Commissione Ambiente per discutere in merito alla discarica di Parachianca. Che cos'è Parachianca? Parachianca è una zona che ricade in Agro di Lecce, nella zona, tanto per intenderci, di Ciarrate, e che è limitrofa ai comuni di Squinzano, Surbo e Trepuzzi. Lì e insiste una vecchia cava di proprietà della famiglia Trio, che sono noti costruttori, che hanno deciso di utilizzare questa cava come discariche di materiali non pericolosi. In realtà i codici CER di questi materiali risultano in una certa pericolosità. Già un anno fa il primo progetto fu bocciato dalla precedente amministrazione, quindi in conferenza dei servizi ci fu il no del comune di Lecce, il no anche dei comuni di Surbo, Trepuzzi e Squinzana, e quindi fu stoppato questo progetto. Furono fatte delle osservazioni, comunque fu stoppato. A distanza di un anno la ditta sta ripresentando lo stesso progetto modificato secondo le osservazioni che sono state fatte a suo tempo e nella speranza di poter attivare questa discarica. Noi siamo fermamente convinti del no a questa discarica. Esiste un comitato che si sta muovendo, ha fatto tutte le osservazioni. Il 19 ottobre sarà in conferenza dei servizi un delegato del comune che porterà il no nuovamente al comune, che noi porteremo a votazione al prossimo consiglio comunale la delibera per il no a questa discarica, con tutta una serie di osservazioni di carattere paesaggistico, di carattere inquinante, perché se è vero che, come è vero che la ditta che sta costruendo dice che, che non è molto inquinante, è pur vero che una zona che ricade in un perimetro in cui ci sono una serie di inquinanti pesanti. Parliamo della centrale di Cerano, la Biosud che brucia, incenerisce materiale ospedaliero, la Statale 16, tutte le calcare, quelle che vengono definite calcare nella zona di Sorbo. Quindi, come si suol dire, è la somma che fa il totale, tanti piccoli inquinanti chiaramente creano un problema alla zona. Una zona che tra l'altro sta diventando di grande interesse paesaggistico, culturale e anche turistico, una serie di strutture che sono sorte. Quindi non ci sembra il caso di andare a rovinare una zona che potrebbe essere di vocazione turistica per la nostra area. Quindi noi ci stiamo opponendo fermamente a questo progetto. L'amministrazione e tutto il Consiglio Comunale voterà lunedì per il no alla discarica e con le nostre argomentazioni il delegato del comune andrà in conferenza dei servizi. Per il resto c'è da segnalare che nella Commissione Statuto e Affari Generali si sta concludendo l'iter, si è quasi concluso l'iter per la modifica del regolamento delle consulte. Noi ci teniamo molto perché è il primo strumento di democrazia partecipata che inizieremo, a cui stiamo dando una mano alla costruzione per farlo inserire all'interno o meglio attivarlo, perché in realtà il regolamento esisteva, soltanto non era mai stato attivato ed era diventato anche obsoleto. E quindi lo stiamo ridisegnando tutti quanti in Commissione Statuto. Un'altra piccola curiosità della Commissione Statuto è una polemica che ha sollevato piuttosto sterile contro l'ufficio di presidenza l'onorevole Ria, ritenendo che si stia facendo una legge, una modifica ad personam per il.
per il consigliere UDC Nuzzaci, vicepresidente vicario, perché Sistelli si è eliminato, ci sarà in delibera l'eliminazione delle incompatibilità per i vicepresidenti del consiglio dell'essere capogruppo e presidente di commissione. In realtà è un problema che ho sollevato io all'atto dell'insediamento perché con la nuova composizione del Consiglio Comunale, con 18 gruppi consiliari, di cui molti formati da una singola persona, tipo il nostro Movimento 5 Stelle, più tutti i presidenti di commissione, chiaramente era facile andare a trovare delle incompatibilità per la vicepresidenza. Allora si sta pensando di eliminare una parte di questo articolo, mantenendo l'incompatibilità per il presidente del consiglio, che tra l'altro è bene sottolineare questo al consigliere ed onorevole Lorenzo Ria, che è l'unico che percepisce emolumenti per la sua carica, mentre i due vicepresidenti, il vicario e il supplente, non percepiscono nessun gettone per essere vicepresidenti e nemmeno per le riunioni di presidenza che vengono effettuate settimanalmente. Ci vediamo la prossima settimana con quello che è successo, sicuramente ci sarà anche da raccontare quello che succederà lunedì pomeriggio in Consiglio Comunale a partire dalle ore 16. Un saluto a tutti. Thank you.